Ed eccoci qua con Yokai Watch Academy Vita da Studenti. Nello scorso video abbiamo convinto Carlo Serpi, un membro della banda, la mafia scolastica, ad unirsi al club FNY. Quindi abbiamo un nuovo alleato, vediamo un po' vedere chi è. Per chi non lo conoscesse, eccolo qua, guarda, guarda che bello, ah, ma quanto è bello. Tra l'altro è un chitarrista, quindi guadagna punti extra solo per quello. È un personaggio chiave molto importante perché è stato rapito dagli alieni e soprattutto stava quasi per diventare un mostro. Si è quasi trasformato come si sono trasformati i suoi amici, quindi ha passato le pene dell'inferno, poverino. Ma oggi dobbiamo andare a risolvere un mistero misterioso. Uno dei sette misteri dell'Aurora. Ne risolverò ben due, ovviamente, come ogni episodio. Ma vediamo un po' quali sono questi misteri dell'Aurora. Il primo, ad esempio, perché mi trovo qua al laboratorio Y? Perché c'è il risveglio di Matteo. Quindi Matteo anche acquisirà un potere. Andiamo a scoprirlo. Entriamo nel laboratorio Y. Eccoci qua. Hello? Ci sei solo tu? Ci sei? Oh yes. Tra l'altro, Gibastiano ora è Blue Moon. Quindi. Che, tutto a posto, Leonardo, che stai qui? C'è paura? Ah, no, ecco Manuel, non è Leonardo. Vabbè, comunque, sembra impaurito. Ma ad ogni modo, dicevo, ho messo Blue Moon, stregone azzurro, a Gibastiano perché l'altra volta non l'ho messo e è giusto che entri in azione anche lui. Ma vediamo un po' che cosa succede oggi con Matteo. Oh, stavo cercando giusto voi, ho una richiesta da farvi. Vorrei che collaborasse allo sviluppo dei nuovi watch targati YLab. Sul serio, dei nuovi watch? Ma è fantastico. Ora che sarà stato espulso, tocca a me portare avanti la sua eredità. Il primo orologio che voglio realizzare, infatti, è basato sui suoi progetti. Allora, che cosa dite? Mi darete una mano a progettarlo? Beh, vediamo un po'. Harry ci ha confiato di voler realizzare un nuovo watch, seguendo i vecchi progetti iniziati da Sara, quando era ancora in accademia. Aiutiamola a creare il nuovo orologio. Puoi scherzare! Accetto! Anzi, accettiamo subito! Caspita, Matteo, oggi sei davvero su di giri. Certo che sì, questa è la mia occasione per diventare finalmente un vero eroe! Hai ragione, amico. Mi piacerebbe molto vedere la tua trasformazione. Se lavorerai duramente, sono sicuro che il tuo sogno si realizzerà presto. Ragazzi, grazie, grazie davvero. Dunque, per prima cosa dobbiamo identificare il tipo di eroe ideale. Che tipo di eroe vorresti essere, Matteo? Sì, ora tocca a me. Io voglio essere ragazzo splendente! Cosa, sei anche tu un fan di ragazzo splendente? Ma certo, non dirmi che anche tu lo sei, Harry. Se lo sono, puoi dirlo forte. Va bene, allora è deciso. Matteo, tu sarai ragazzo splendente. Sì, c'è qualcosa che possiamo fare? Beh, potresti raccogliere i materiali che andranno a comporre il costume. Nello specifico mi servono un'essenza energia cinetica e un uovo di Colombo. Bene, questo è tutto ciò che mi serve. Sono materiali piuttosto rari da reperire. Speriamo di trovarli. Io ce li ho già, ma vi farò vedere dove trovarli. Beh, più che altro so dove trovare l'uovo di Colombo. In teoria i materiali che cercate stanno qui. C'è un negozio qui. Ve lo faccio vedere anche sulla mappa. Dietro la scuola, praticamente, vicino al campo. Parliamo con questa ragazza. Il negozio goccia. Non è proprio una bella cosa il negozio goccia. Abbiamo vaso millenario, essenza. Papà, uovo di Colombo. Eccolo qua. Qua troviamo l'uovo di Colombo. Il problema è che non so dove trovare energia cinetica. L'oggetto che cerca Harry non è energia cinetica, ma riproduzione planetaria. Quindi prendetelo sempre qui a questo shop. Purtroppo c'è stato un piccolo errore di traduzione. Si è fatta confusione con un altro oggetto, quindi può capitare. Quindi potete comprare tutto quanto quello che vi serve, ovvero l'uovo di Colombo e riproduzione planetaria, qui al negozio di gocce. Ma direi di completare quindi la missione di Matteo. Vai, ecco i materiali. Bene, sembra che i due materiali si combinino alla perfezione. Una volta che l'energia sarà stabilizzata, l'orologio sarà pronto per l'uso. Non ci credo, è fantastico! Dunque, vediamo un po'. Questo va qui e quest'altro invece qua giù. Ecco qui, vi presento il Watch Luce. Prendilo pure, Matteo. Questo orologio è tuo ormai. Eccolo qui, Watch Luce. Carino, eh? Non male. Certo, un po' troppo, però dai. Incredibile, il Watch Luce. È davvero fantastico, Harry, grazie. Ehi, Matteo, perché non lo testi subito? Oh, ma certo. Vediamo un po'. Oh no, sapevo che non sarei stato all'altezza della situazione.
C'è qualche problema, Matteo? Ti manca così poco per farcela. Sì, però sono così nervoso. La pancia mi trema tutta. E se finissi per fallire? Capisco le tue paure, però vuoi davvero arrenderti adesso? Aria! Sì, hai ragione. Io mi trasformerò. Bene, è il mio momento. Ragazzo splendente, trasformazione! Eccolo qua! Fantastico! Incredibile! Sono diventato un ragazzo splendente! Allora, Matteo, come ti senti? Ma è stato meglio, Gibastiano! I miei movimenti sono leggerissimi! Ah, finalmente anch'io sono un vero eroe! Caspita, i tuoi colpi sembrano così veloci! Ottimo lavoro, Matteo! Riesco anche a muovermi con più agilità, sarò veloce come il vento! Ah, finalmente anch'io sono un vero eroe! A me non sembra che corresse poi così velocemente. Sì, hai ragione, la sua velocità è la stessa di sempre. Matteo, tutto a posto? Certo che tutto a posto, il mio sogno si è appena avverato! Harry, grazie mille per l'aiuto, sei stato davvero preziosissimo. Nessun problema, sono contento di essere stato utile. Sembri davvero settimo cielo, Matteo, sono felice per te. Già, anch'io. Ora però è giunto il momento di testare le tue abilità da eroe. Eh? Che intendi dire? Beh, sono solo preoccupato per una cosa e vorrei verificarla più presto. Non ho niente da obiettare, possiamo iniziare quando vuoi. Batterò tutti i record, vedrete! Ottimo, quando sei pronto vieni pure a parlare con me. Va bene. Bene, il test per ragazzo splendente consisterà in una simulazione di combattimento creata dal club della scienza futuristica. Tutto ciò che dovrai fare, Matteo, sarà sconfiggere le loro tute robotiche. Potrai usare tutti gli attacchi e le tattiche che vorrai, ma non potrai essere sostituito finché non concluderai la sfida. Inoltre, se perderai questa sfida, dovrai ripeterla di nuovo. Allora, sei pronto? Harry, preoccupato per la nuova trasformazione di Matteo, ha organizzato un test su misura per lui. Aiutiamo il ragazzo splendente a superarlo. Proviamoci, dai. Bene, nel frattempo, attenzione, io ho appena finito di processare i dati. Per cui, si dia ufficialmente inizio al test per ragazzo splendente. Ok. Ah. Ok, lui mena con questo. E questo. Oh, wow! Non me lo ricordavo così forte, ehi! Grande! Lui spara, quindi. Ah, ma va a ricerca quello, grande! È forte, ci picchia! E poi comunque abbiamo anche i nostri compagni ad aiutarci. Quindi alla fine non è proprio difficile la sfida. Oh, ma qua c'è la moneta, ehi. Alla fine fanno tutto quanto loro. Più forza, ragazzi! Che fatica, dici? Matteo, tutto bene? No, così non va, devo intervenire. Ah, questo rumore. No, no, è troppo tardi! Wow! Mastro sciamano! Fa paura, ehi! L'attacca? Ah, ok. Bene. Ah, comunque vabbè, dai. Ok, attacchiamo ora! Dai che siamo forti, mamma mia! Blue Moon, ma che combini? Anche il ragazzo Sky Snaker fa paura, eh!
sconfitto, vai. Buono, ehi, mica male. Siamo anche saliti di livello e di rango. Grande. Matteo, t'ha posto, Tato? Sì, la giustizia trionfa sempre. Parola di ragazzo splendente. Oh, ci è mancato poco. Cosa? Lui era sciamano. Harry, stai bene, amico? Ma che cosa è successo qui? Ah? Quindi quel tenebroso non faceva parte del test? Tenebroso? Ma certo, ora ricordo tutto. Mi dispiace, Matteo. Credo di averti causato non pochi problemi oggi. C'è qualche problema, vero? Perché non ne parli con noi? Beh, ecco. Credo di aver avuto troppa fretta nel creare l'orologio. Eh? Sapete, ero convinto di essere già arrivato al livello di Sara. Purtroppo il test di oggi ha dimostrato il contrario. Io non sono come lei. Harry, il ragazzo splendente che avete visto oggi non è potenziato al massimo. Mi dispiace, ma con le mie capacità e conoscenze non potevo fare di più. Ma di che diamine stai parlando? Non è questo l'importante. Non sono potenziato al massimo, e a chi importa? A me basta essere d'aiuto ai miei amici. E grazie a te ne ho la possibilità ora. Matteo. E poi, per potenziarmi, posso sempre sottopormi a degli allenamenti. L'importante è per avere una base da cui partire, e questa me l'hai fornita tu. Matteo ha ragione, Harry. Ricordi che hai avverato il suo sogno. Esatto. Ascolta, Harry. Sappi che io diventerò il migliore eroe di tutto l'universo. Siete fantastici, ragazzi. Il risveglio di Matteo, medaglia ottenuta. Fantastico, quella medaglia dell'Aurora. Hai visto, Matteo? Pur non possedendo l'FNY, ora puoi usare anche tu un watch. Non trovi che sia straordinario? Ben detto, G. Bastiano. Ora dobbiamo solo continuare così. Sì, avete ragione. Un attimo, per caso ha detto pur non possedendo l'FNY? Se non sbaglio, gli FNY Watch possono essere usati solo se si possiede la FNY. E il Watch Luce, che è basato sull'FNY Watch? Ma certo! Ecco perché Matteo non riusciva ad usare il suo potere al 100%. Questo vuol dire che non mi ero sbagliato. I miei dubbi erano fondati. Caspita, non posso credere di essermi reso conto solo ora! Però... Ah, che emozione! D'ora in avanti avrò un ruolo decisivo nelle battaglie! Sì, puoi dirlo forte. Non vedo l'ora di lottare al tuo fianco, Matteo. Sono d'accordo con Aria. Il tuo aiuto si rivelerà molto prezioso. Ho un'idea. Che dici se trovassimo qualche altro nemico per Matteo? Cosa? Ma ho appena finito di combattere nel test di Harry. Forse non c'è bisogno che gli dica la verità per ora. Ehi, Matteo, prendi questa. Grande! Ma questa è la scheda del Y-Lab. Esatto, sono sicuro che anche Sara avrebbe voluto che ve la consegnassi. Non vedo l'ora di collaborare con te e con il resto del club FNY, Matteo. La penso esattamente come te, Harry. Sono onorato di potervi aiutare. Ah, e ovviamente anche il mio club di supereroi farà la sua parte. Quando uniamo i nostri club, non c'è sfida che non possiamo superare. Sì. Beh, che dire. Sembra che Matteo sia rinato. Già, oggi abbiamo assistito al risveglio di Matteo. Risveglio di Matteo, eh? Caspita, suona davvero bene. Ah, così mi mettete in imbarazzo, guardate che vi sento. E anche questa è fatta. Per la prossima missione parliamo con questo ragazzo qui davanti al nostro club. Salve, club FNY. Ditemi, vi piace il campeggio? Sapete, sto cercando nuovi iscritti per il mio corso di campeggio. Gli ho anche dato un nome, come sopravvivere a campeggio. Bello, vero? D'altronde l'ho scelto io. E poi non c'è niente di meglio che un bel weekend in tenda. Allora vi ho convinto ad aiutarmi? Nino ha organizzato un campeggio all'aperto, che comprende anche un corso di sopravvivenza, ma non trova nessuno con cui andarci. Andiamone a fargli compagnia. Che bello, grazie. Bene, direi di passare subito all'organizzazione del tutto. Dunque, i primi posti disponibili sono per il campeggio di domani. Guarda il di Carlo come sta. Che cosa sta facendo, Carlo? Stai buono. Per questo vi aspetto domani all'area campeggio e siete puntuali, sarà un'esperienza indimenticabile. Parola di Nino. Siamo quindi pronti per andare a campeggio in questo momento. Tra l'altro qui abbiamo due... Perché abbiamo due punti esclamativi? È uguale?
No, no, ancora no, non rinuncerò al mio campeggio. Ah, perché devi essere così egoista? Pensa anche a noi. Va tutto bene? Oh, siete voi. Il club di ricerca acquatica vuole impedirci di campeggiare qui. Mi dispiace, ma siamo qui al lavoro e stiamo raccogliendo dati su Jaws. Jaws? Ma è fantastico! Seguo con grande interesse le ricerche su di lui. Mi fa piacere, ad ogni modo, essere qui potrebbe essere pericoloso per voi. Ma dico, non ho sentito ciò che ho detto prima, io avrò il mio campeggio! Ehi, piantala di urlare in quel modo! No, non smetterò di urlare! Voi e i vostri pesciolini mi avete stufato! Forse Nino sta esagerando un po', ma ha ragione, c'eravamo prima noi! Gibastiano, che dici se restassimo fuori dalla questione? Ah, va bene, potete restare qui, ma ad una condizione. Vorrei che mi portaste i cibi preferiti di Jaws, così da facilitare le indagini. Attirandolo con uno di quei cibi potremo portarlo lontano da qui. I suoi cibi preferiti, hai detto? No, non puoi chiederci questo, siamo qui per campeggiare. Tutto bene, Nino? Tranquillo, amico, nutrire gli animali del luogo è vietato. Cosa? Cioè, ovvio che non mi sono dimenticato, che domande? Mi dispiace contraddirvi, ma per questa volta abbiamo il benestare del preside. Oh, quindi immagino che toccherà a noi sfamarlo. Su, non fare guasta feste! Ci divertiremo a dargli da mangiare. Ma cosa dobbiamo dargli di preciso? Per sfamare Jaws basteranno 3 gattucci di mare, 2 onigiri con uova e una paella ai frutti di mare. Wow, sono parecchi! Non pensavo che Jaws mangiasse così tanto. Per noi non fa nessuna differenza, vi porteremo ognuno di questi cibi. Che si trovano tutti quanti all'area del commercio, quindi non c'è problema. Ah, se proprio dobbiamo. Il gattuccio può essere trovato sconfiggendo i tenebrosi al porto. Eccolo qua, va, gattuccio di mare. Quanti ne ho presi però? 0. Gli onigiri invece sono reperibili al super più guai, ne hanno moltissimi. La paella invece potete acquistarla a Caffè Scintilla. 6.000 costa una paella, wow. Oh, piove. E quando piove il campeggio è ancora più bello. O almeno così dicono, non sono mai stato in campeggio io. Però mi piace la pioggia. Sì, siamo davvero intenzionati a fare questo campeggio. Ah, se solo usaste la vostra passione per qualcosa di più significativo. Non fate caso a quello che ho detto. Avete trovato cibi per Jaws? Sì, sì, ce li ho. Vi ringrazio per la collaborazione. Sarete di grande aiuto alla scienza. Nessuno che me l'abbia mai detto, però. Allora, avete già dato da mangiare a Jaws? Sì, abbiamo appena finito, grazie ancora per l'aiuto. Oh, oh, cos'era quel rumore? Non prometteva niente di buono. Oh, oh, perché sono usciti dall'acqua? Non avevi detto che erano innocui? Caspita, certo che visti da vicino fanno davvero paura. Tranquilli, vorrà dire che oggi mangeremo pesce, gente. Io non credo che sarebbe tanto appetitoso. E allora... non lo mangeremo, lo ributtiamo in mare. Guai! Trasformazione! Burumun. Ah, perite! Sotto il mio attacco! Aio! Yeah! Beh, gli ho fatto male, eh. Bene. Oh no, ce ne sono altri. No, beccati questo. Grande, grande amico mio, tu grande Matteo. Dov'è? Chi è capobanda? Mamma mia. Mamma mia, ragazzi, che siamo. Matteo pure si dà un bel da fare, eh. Accidenti a lui, bravo. Non mi raccoglie la roba qua. Ok, e anche questo qui è andato. Ora compare quello grosso. Il re. Piragna demolitore, King Dead Fishy. Almeno così si chiamava in Puni Puni. Bene.
Arrosto, arrosto, facciamolo. Dov'è? Forza, prendiamolo. Ah, non te l'aspettavi, eh? Bene. Perché se ne va subito? Perché attacco? No, non può essere perché attacco, sarebbe assurdo. Wow. No! Matteo mangia, Matteo mangia. Oh no. Ah, pallonate, allora ti prendo. Toh, schiacciata. No, aiuto. Toh. Bravo Matteo che mangia. Ah, che Dolores. Sì, lo sto prendendo, ma poco. Toh. Dai, che sono quasi pronto per ritrasformarmi in Blue Moon. E ora. Mamma mia, che dolore. Niente, se ne va, se ne va. Matteo mangia, ricordati di mangiare. Aia. Sono arrabbiato, sono arrabbiato. Si muove da solo, si muove. Si muove da solo. Niente, niente. Oh, è tosto sto tizio, eh. Accidenti. Toh, ti cuocio un altro pochetto, vai. Oh, vai. E ora è finito. Oh, yeah. Bene. Accidenti, lui sarà tosto, ehi. Wow. Finalmente ora possiamo goderci il campeggio. Accidenti. Oh no, era più bello trasformato da Blue Moon. Sì, ce l'abbiamo fatta, abbiamo vinto questa gara di pesca. A dire il vero non credo che si possa rifinire così. Il tenebroso delle acque. A quanto pare sembra che Jose non fosse con tenebroso. Già, ma ora basta pensare a lui. Abbiamo un campeggio che ci aspetta. Ma cosa succederebbe se quel pesce dovesse ricomparire? È proprio questo il bello del campeggio, non sei d'accordo? Ah, se lo dici tu. Ah, il mio piano è... Ah, giusto, mi stavo dimenticando di te. Forza, Nino, iniziamo il campeggio. Campeggio! Ora basta! Perché è scappato via? Non voleva campeggiare a tutti i costi? Non curiamoci di lui adesso. Abbiamo appena risolto un mistero. Forse era questo il suo intento. Voleva dimostrarci i rischi del campeggio. Sì, potresti avere ragione. Wow, non mi aspettavo certo che Joseph potesse attaccarci. Almeno ora però possiamo dire di sapere qualcosa in più su di lui. State dicendo che continuerete a studiarlo? Ma è un tenebroso! Tenebroso? Di che state parlando? Joseph è un pesce molto raro. Ad ogni modo, lasciate che vi doni questi oggetti per ringraziarvi. Cappello pesce, grande! Guida sui fondali marini. Oh, grazie, sei davvero molto gentile. Nessun problema. Ora se volete scusarci abbiamo del lavoro da fare. Sembra che continueranno a tenere d'occhio Jose per un po'. Ok, il cappello lo metto a Matteo. Gli starà sicuramente bene. Oh no, ma lui era in combutta con Calixta. Perdonatemi mia signora, ho fallito la missione. Avevo percepito nel lago la presenza di quel pesce e volevo ingannarli. Purtroppo però credo di essermi fatto fregare dalla fretta. Non cercare scuse, Nino. Hai fallito e questo non va bene. Non ti sarai dimenticato il nostro patto, vero? Se continuerai a deludermi così...
Non diventerai mai vice coordinatore della commissione disciplinare, sappilo. Sì, avete ragione. La prossima volta mi farò valere di più. Ed ecco qui risolto anche questo mistero. Ci danno i gattucci di mare come ricompensa. Ma è una presa in giro? Allora, vediamo un po' di applicare a Matteo l'equipaggiamento, va? Beh, direi allora, amici, che per oggi è tutto. Questo qui con chi stava litigando? Che c'aveva? Io vi ringrazio per aver seguito il video. Nel prossimo episodio altri due misteri dell'Aurora, che tra l'altro sono proprio solo due. Ad ogni modo, in descrizione trovate come sempre tutti quanti i link utili per seguirmi dove vi pare, se volete. E ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Ciao!